Pierluigi Capelluzzo è il volto nuovo del Bra, volto nuovo per l'attacco. Tu sei un classe 1996. Io per cominciare, insomma, voglio che ci racconti un po' quelle che sono state le tappe importanti fin qui della tua carriera calcistica. Io ho spulciato un attimino online, ho visto che comunque hai già vestito maglie importanti, però insomma, raccontate dal diretto interessato è più bello. Sì, piacere a tutti, sono Capelluzzo Pierluigi. Praticamente sono partito da Siena con le giovanili prima di arrivare in prima squadra, e poi sono andato a Verona, e poi sono andato in prestito a Pescara, sono tornato a Verona, a Pescara e a Verona ho vinto due campionati dalla Biala, e poi ho iniziato ad andare. Ah, poi sono tornato a Pescara e ho fatto l'anno con Zeman. E poi sono andato a Imola, da Imola a Pistoia, da Pistoia a Viterbo e poi qua. Allora, in tutto questo viaggio che ci hai fatto fare per l'Italia, piazze importanti, squadre altrettanto importanti, insomma, cosa ti sei messo nel bagaglio fino ad adesso? Perché comunque, insomma, hai fatto un cammino di un certo tipo e credo che nonostante la tua giovane età, comunque ti sei tolto già delle belle soddisfazioni. Sì, sicuramente qualche soddisfazione me la sono tolta, ma non basta perché comunque bisogna sempre migliorarsi giorno dopo giorno, anche appunto scendendo di categoria. Io ho fatto questa decisione di venire qua perché appunto credo nel progetto del Bra. Il mister e il direttore mi hanno chiamato e sono molto felice di essere qui. Niente, la squadra è una grande squadra, ho visto, c'è un sano gruppo, è un gruppo forte e quindi sono pronto a dare il mio contributo. Allora, tu vestirai la maglia per eccellenza dei attaccanti, che è la numero 9, ma tu che attaccante sei, che giocatore sei? Non sta a mentirlo, però mi reputo abbastanza fisico, però allo stesso tempo anche tecnicamente comunque me la cavo, dai, non sono il classico pennellone e basta, però comunque sempre piedi per terra e lavorare comunque giorno dopo giorno per dimostrarmi soprattutto. Allora, hai già tratteggiato un attimino quella che è la situazione che hai trovato, no? Hai trovato un ottimo gruppo, hai trovato una Sì. squadra che attualmente è al secondo posto, al pari della Castellanzese, a meno 4, dalla capolista Gozzano, un Bra che sta facendo un grande campionato, lo sta facendo da inizio stagione, tu quindi insomma contribuirai alla causa giallorossa per questo girone di ritorno, che girone di ritorno ti aspetti, anche se 4 giornate sono già state giocate? Beh, sicuramente un girone, da quello che ho sentito parlare dal mister, è un girone difficile. Tutte le partite non sono facili, perché comunque vai a giocare su campi difficili, con squadre ostiche, che comunque adesso sanno di trovare una squadra forte e quindi ti aspettano e magari fai anche un po' più fatica a giocare, però comunque dobbiamo continuare su questa linea e cercare di arrivare fino in fondo dando il 100%. Qual è il tuo obiettivo? L'obiettivo tuo personale, ma l'obiettivo anche di squadra insieme al Bra, che ti sei magari prefissato, ecco. Beh, l'obiettivo personale è sicuramente fare più gol possibili, sinceramente è quello che voglio fare, però allo stesso tempo dare il mio contributo anche a livello di gioco sicuramente per la squadra. E poi vabbè, l'obiettivo di squadra non so, non si dice, però comunque siamo lì, ce la stiamo giocando e dobbiamo arrivare più in alto possibile. Hai detto che quella cosa importante è quella di dimostrare, no? Quella di dimostrare Assolutamente. sul campo quello che poi si è imparato. Ecco, però, come ho già detto, che sei comunque un classe 96 e tutto questo percorso che hai fatto, oggi che giocatore sei diventato, ma soprattutto quanto ti senti maturato anche, perché poi le esperienze ti fanno anche crescere. Ti fanno crescere come uomo, ma poi ti fanno crescere anche come calciatore. Sì, sicuramente sono cambiato, è normale, un po' di esperienza dentro l'ho messa, però comunque io penso, la penso così che anche a 40 anni non si smette mai di imparare, quindi giorno dopo giorno uno
cerca di imparare anche le piccole cose, gli atteggiamenti del compagno, magari positivi, più positivi dei tuoi, quindi tu cerchi di imparare, insomma, sono tutte cose che ti portano a crescere, ecco, quindi anche a livello umano soprattutto. E, mentre a livello calcistico è normale, rubi con gli occhi dai compagni e comunque fai di tutto in allenamento per dimostrare chi sei. E niente, questo, impari giorno dopo giorno, dimostrando sul campo. Ultimi due aspetti veloci che ti voglio chiedere, il penultimo è comunque, insomma, hai trovato l'accordo con il Bra, quindi trovi un'altra esperienza calcistica in una stagione molto difficile, anche quella che si sta giocando durante questa emergenza Covid. Poter fare calcio, poter fare sport, nonostante l'emergenza sanitaria, è una sfida nella sfida, no? Sì, assolutamente. Dispiace per tutti questa situazione che si è creata. Purtroppo ormai da un anno combattiamo questa malattia. Dispiace non avere il nostro pubblico a tifare per noi, però comunque sappiamo che c'è sempre. E niente, questo purtroppo fa parte di questo momento e dobbiamo superarlo. Con le prestazioni sul campo e quindi anche chi ci guarda da casa, vogliamo intrattenere il più possibile. Ultimo aspetto, veniamo al campo, quindi al calcio giocato. Domenica ci sarà per il Bra, qui alla Tibi Bravi, l'impegno nel derby piemontese contro il Casale. Domenica alle 14:30, di fatto diventa anche il tuo primo impegno ufficiale con la maglia del Bra. Che partita ti aspetti e secondo te che Bra Casale sarà? E beh, sicuramente sarà una partita difficile, appunto, come ho detto prima. Le squadre adesso sanno che comunque incontrano una squadra che ha dimostrato di essere una squadra forte, quindi sono sempre appunto attenti e concentrati il più possibile per cercare di non farci giocare, però comunque noi appunto dobbiamo continuare sulla linea che stiamo dimostrando e niente, speriamo di portare a casa i 3 punti e continuare così.